Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Chieti, dove questa mattina si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Università Gabriele D'Annunzio. La Corte dei Conti promuove i conti dell'Ateneo. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Inaugurazione solenne dell'anno accademico dell'Università Gabriele D'Annunzio questa mattina a Chieti, dove il magnifico rettore Sergio Caputi, alla presenza delle massime autorità politiche, civili e religiose, ha portato il suo saluto sottolineando come quello odierno sia davvero un giorno di festa. Per me, oltre al fatto istituzionale, è una giornata di gioia perché si rientra nella quasi normalità, perché riusciamo a fare la nostra inaugurazione dell'anno accademico, che l'anno scorso abbiamo dovuto lasciar perdere per ovvi motivi, e è un giorno di festa anche perché la Corte dei Conti nella giornata di ieri ci ha dato veramente un impulso positivo, una valutazione positiva sulla gestione che abbiamo tenuto in questi anni, in particolare nel 2020. Abbiamo portato un utile importante di 9,3 milioni di euro con degli investimenti infrastrutturali intorno ai 16-17 milioni di euro, quindi la gestione è tranquillamente in positivo, e di questo noi ne siamo contenti, perché non c'è niente di più bello che qualcun altro ti dica che hai lavorato bene. Nel corso dell'evento il professor Marco Onofri, ordinario di neurologia alla D'Annunzio, ha tenuto la prolusione sul tema Un mondo a sé, la straordinaria scoperta dei meccanismi della psicosi, allucinazioni, isteria, delirio. È stata poi la volta del dottor Fabrizio Mazzeo, che ha portato la sua testimonianza in rappresentanza dei laureati di eccellenza dell'Ateneo. La cerimonia si è conclusa con il conferimento dell'Ordine della Minerva, onorificenza dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio, al generale di Corpo d'Armata Giovanni Caravelli. Cambiamo decisamente argomento perché è arrivato l'ok da parte del Comitato Tecnico Scientifico e del Consiglio dei Ministri sul decreto che introdurrà il Super Green Pass, una stretta sui non vaccinati. Secondo il Presidente Marsilio, però, è una misura non efficace, meglio un indennizzo in caso di effetti collaterali, ha detto il governatore. Le novità nel servizio. Il governo ha varato il nuovo decreto sul Super Green Pass. Dopo giorni di discussione, il governo Draghi ha dato il via libera al nuovo decreto legge che introduce il Green Pass solo per vaccinati e guariti dal Covid. L'ok è arrivato all'unanimità con l'appoggio anche dei ministri della Lega. La stretta arriva in vista del Natale, soprattutto con gli occhi puntati sull'aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni delle ultime settimane. Perciò si è deciso di creare un doppio binario tra chi è immunizzato e chi invece sceglie di ottenere la certificazione verde con il tampone. La distinzione tra Super Green Pass e Green Pass normale, cioè tra chi ha la certificazione per guarigione o vaccinazione contro il Covid e chi invece la ottiene con tampone negativo, riguarda le attività che si possono fare. Il Super Green Pass è necessario per andare al ristorante, cinema, teatro, stadio e tutte le attività considerate ricreative. Il Green Pass con tampone sarà utilizzabile invece solo per andare a lavorare e per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Il Super Green Pass sarà valido anche in zona bianca a partire dal 6 dicembre e durerà fino al 15 gennaio. Tra 10 giorni, quindi, i non vaccinati non potranno più accedere a tutte le attività, escluse il lavoro e i trasporti, per cui è previsto il Green Pass. Il Super Green Pass invece sarà disponibile per coloro che si sono vaccinati o che in alternativa sono guariti dopo aver contratto il Covid e potranno continuare a svolgere tutte le attività per cui è previsto. La validità del Super Green Pass ottenuto con vaccinazione scende da 12 a 9 mesi. Non cambia invece la durata dei tamponi. Tra le novità c'è anche l'introduzione di nuove attività per cui è richiesto il Green Pass normale, ovvero ottenuto anche con tampone, alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale, ma non dovrebbero essere compresi bus e metro, oltre che ovviamente sui luoghi di lavoro e sui trasporti pubblici a lunga percorrenza come treni, aerei e pullman. L'accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste, discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori del Super Green Pass. Inoltre, nel caso in cui una regione dovesse andare in zona arancione, restrizioni varrebbero solamente per chi non ha il Super Green Pass. Nel testo del decreto appena varato dal governo Draghi viene anche esteso l'obbligo vaccinale contro il Covid a personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia e soccorso pubblico. Stesso discorso per il personale sanitario, per cui viene inserito l'obbligo della terza dose di vaccino. Entrambi gli obblighi scatteranno il 15 dicembre, in modo da dare tempo per adeguarsi.
Ed ora i numeri della pandemia nella nostra regione. Sono 256 nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore, sono emersi dall'analisi di 4.678 tamponi molecolari. È risultato positivo il 5,47% dei campioni. Si registra un decesso recente, così il bilancio delle vittime sale a 2.580. Prosegue il graduale aumento dei ricoveri, che tornano a superare quota 100. Gli attualmente positivi sono 3.691, 94 pazienti più 3 rispetto a ieri sono ricoverati in area medica e 8 meno 1 sono in terapia intensiva, mentre gli altri 3.589 sono in isolamento domiciliare. I guariti odierni sono 216. Dei nuovi casi accertati, 42 sono residenti domiciliati in provincia dell'Aquila, 71 in provincia di Chieti, 72 in quella di Pescara, 69 in provincia di Teramo. Alla luce dei dati odierni, in Abruzzo torna al 4% il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, mentre quello relativo all'area non critica è fermo al 7%, a fronte di soglie di allarme rispettivamente del 10-15%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti invece continua a salire, arriva a 110, soglia da zona bianca 50, registrando il valore più alto da metà di aprile ad oggi. A livello territoriale i numeri più alti continuano ad essere quelli del Teramano, dove l'incidenza è a 148, segue il Pescarese con incidenza pari a 113 e valori in rapida crescita. Poi ci sono Aquilano 101 e il Chietino con 77. Regione Abruzzo e ASL Teramo hanno illustrato un progetto pilota tramite il quale attivare due servizi di mediazione familiare a Teramo e a Roseto, con cui implementare le attività dei consultori, un'esigenza acuita dall'ultima pandemia. Vediamo il servizio. Ho incontrato gli operatori dei consultori qui in provincia di Teramo, che mi hanno sollecitato affinché venga rafforzato il servizio proprio della mediazione familiare, perché hanno ricevuto richieste di aiuto dalle famiglie e non sono stati in grado purtroppo di poter offrire l'aiuto, poiché nei nostri consultori la figura del mediatore familiare non c'è. Quindi questo è un progetto innovativo che va proprio in aiuto ai soggetti più deboli, ai soggetti più fragili, che con la pandemia purtroppo hanno visto accentuare le problematiche relazionali all'interno delle famiglie, quindi i ragazzi purtroppo isolati a causa del lockdown, la mancanza magari del lavoro dovuta alla crisi economica, sempre in relazione alla pandemia in atto, e quindi purtroppo viene a mancare la serenità. Quindi il mediatore familiare è fondamentale per aiutare le famiglie a ritrovare un equilibrio. Le risorse sono dalla Giunta messe a disposizione, sono 35.000 euro per due mediatori familiari. Penso i primi dell'anno 2022 partiremo con questo progetto pilota nei consultori di Roseto e Teramo, per poi vediamo un po' di estenderlo anche agli altri consultori della provincia di Teramo. Siamo alla fine di questo percorso che abbiamo fatto per redigere il nuovo piano sociale regionale, che va a sostituire il precedente, ormai risalente, perché è del 2015. Piano che prevede un aumento di fondi che passa da 60 euro della spesa pro capite per ciascuno abruzzese a 86 euro, che avrà un impatto economico totale sui 3 anni pari a 350 milioni, quindi ci sarà quasi il triplo di fondi rispetto al precedente, quindi sicuramente possiamo soddisfare tante esigenze e quindi sono molto contento. Adesso inizierà il percorso per l'approvazione, va prima in giunta e poi in consiglio regionale, l'auspicio che entro l'anno si possa approvare, e quindi sicuramente anno nuovo abbiamo un nuovo strumento. Raddoppiano i reati di stalking a Pescara e provincia, lo confermano i dati resi noti dalla questura, in aumento anche le liti e violenze in famiglia. Vediamo. Abbiamo voluto fare questo focus per presentare gli specialisti della sicurezza sia a livello preventivo, sia a livello quindi di pronto intervento, sia come misure di prevenzione tipiche del questore, che ha una competenza specifica in materia, e sia a livello repressivo. Quindi paragonando un po' la questura e le forze di polizia come
chiamiamolo così, policlinico, per usare un termine medico, della sicurezza. Volevamo presentare agli specialisti, soprattutto oltre che dare dei dati che le distribuiremo a livello provinciale affinché ciascuno di voi possa farsi le proprie convinzioni, ma soprattutto per lanciare il messaggio alle vittime di violenza di genere che le forze di polizia sono a loro disposizione, lo sono fattivamente, lo sono con delle professionalità altamente specializzate. Noi abbiamo avuto in provincia di Pescara in quest'ultimo anno della sola sala operativa della Questura 386 interventi per richieste di tematiche di genere, in particolar modo la tipologia è quella delle cosiddette liti in famiglia, noi le classifichiamo con un gergo poliziese in questa maniera, all'interno del quale poi si nascondono anche le situazioni particolarmente critiche anche di violenza. E circa una trentina di queste chiamate poi sono state isolate e inserite in un particolare database chiamato Scudo dall'anno scorso, e quindi queste situazioni vengono particolarmente attenzionate. Ci sono stati numerosi arresti, ci sono stati diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria eseguiti, con la quale agiamo in perfetta sintonia, e quindi il messaggio è quello di rivolgersi agli specialisti che sono le forze di polizia. In questa direzione noi il messaggio che lanciamo è questo: non è la denuncia che è un antefatto, quello che ci interessa è di comunicare che le persone maggiormente a rischio saranno personalmente e costantemente seguite dagli specialisti, i quali sono ben lieti di fornire anche il numero di telefono, perché noi non offriamo un approccio burocratico al problema, nel senso di ricevere la denuncia e poi di trasmetterla aspettando gli esiti processuali che potrebbero essere tempestivi, ma in ogni caso l'autorità di pubblica sicurezza, incardinata a livello tecnico dal questore, ha il dovere di essere vicino alle vittime di violenza, e quindi le vittime di violenza non solo sporgeranno una denuncia e poi torneranno tra virgolette dal carnefice, dall'aggressore o dallo stalker, ma devono sapere che in ogni momento di qualsiasi giornata e di periodo possono chiamare gli specialisti che sono in grado di intervenire immediatamente. Domani 25 novembre sarà la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Per sensibilizzare riguardo questo tema a Vasto ci sarà un'iniziativa pubblica. Vediamo. È che lui sta un po' nervoso perché io guadagno più di lui. Lui dice sempre che mi vuole uccidere. Io dico: amore, ma se mi uccidi, dopo a chi picchi? Come nasce questa iniziativa che portate proprio giovedì in mostra a Vasto? Allora, l'iniziativa ovviamente nasce per il fatto che vogliamo ricordare questo giorno, così come nel 1999 decise l'Assemblea degli Stati Uniti, per poter mantenere alta l'attenzione e la concentrazione su un tema che purtroppo rimane ancora molto attuale. Quindi abbiamo deciso con un gruppo di amici e con un'associazione costituenda che si chiama Sì Amo Vasto, chiedendo poi all'associazione Emily Abruzzo di partecipare insieme a noi e mettere in piedi questo evento, dove vogliamo intanto raccontare una storia di donne che sono vittime di violenza e che non sono solo vittime di una violenza fisica, ma anche e soprattutto di una violenza psicologica. Siamo consapevoli del fatto che non basta solo un giorno per affrontare e sconfiggere questo tema, ma sicuramente una data commemorativa per continuare a sensibilizzare la gente e fare in modo che questo possa un domani non accadere più. Ogni volta che arriva un messaggio mi strappa il telefono, vuole leggere tutti i messaggi, è troppo innamorato, lo fa per me. L'associazione che ha sposato subito in pieno questo che è il nuovo progetto. Sì, io sono la presidente, io sono un'insegnante di scuola media superiore e questa associazione ha sposato l'evento perché è un evento, una proposta che viene innanzitutto da donne, quindi assolutamente siamo state favorevoli, abbiamo accolto con grande entusiasmo, e perché soprattutto il nostro obiettivo è proprio quello di trasmettere un messaggio che con la paura non si arriva mai a nulla. Per trasmettere però un messaggio che sia un messaggio di responsabilità e consapevolezza, noi siamo dell'idea che dobbiamo essere dovunque e con chiunque soprattutto. Quindi ben vengano tante proposte come quella che ci è venuta dal gruppo della dottoressa Ronzitti, e soprattutto le proposte che noi portiamo nelle scuole, come quest'anno nelle tre scuole superiori di Vasto, Palizzi, Bani
Santini e Mattei, per le quali abbiamo studiato proprio un percorso sui diritti delle donne, a partire dal 25 novembre fino ad arrivare all'8 marzo, che vorremmo lanciare non come festa della donna, ma come giornata dei diritti negati alle donne. Dice che sono una cosa sua, come la macchina. Forse per questo mi ha buttato la benzina addosso. L'amministrazione comunale di Pescara ha presentato il progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali in collaborazione con il centro antiviolenza Ananche. Vediamo. Quella di oggi è una giornata importante, si parla di violenza sulle donne. L'amministrazione comunale, in particolare il suo assessorato, tengono in maniera particolare a questa problematica. Avete attivato tanti progetti proprio per far fronte a questo che è un problema sempre molto sentito. Sì, oggi lanciamo anche questo hashtag, 365 giorni all'anno non alla violenza, perché poi non è che di questa problematica ce lo possiamo ricordare soltanto in queste giornate con cui magari facciamo tante azioni simboliche come colorare, come illuminare il campanile di fucsia ad esempio, oppure pitturare qualche panchina. Noi vogliamo dire che questo è un problema invece che ahimè riguarda 365 giorni all'anno e noi poniamo in essere delle iniziative tutto durante l'anno affinché questo fenomeno possa essere debellato. Abbiamo anche oggi reso partecipi la cittadinanza che a fianco a tutta quella forma di quei progetti che volgono la donna, accendo l'attenzione, ponendola proprio come forma di aiuto, quindi di protezione, abbiamo anche annunciato l'apertura del CAM, dove spostiamo un po' il centro delle iniziative, non soltanto la donna vittima di violenza, ma l'uomo maltrattante, l'uomo che maltratta, quindi iniziare un percorso di recupero nei confronti dell'uomo. È una novità di quest'anno a cui stiamo lavorando. È molto complicato, non è facile perché prevede un percorso di recupero molto lungo, ma anche lì non siamo convinti che darà anche dei buoni risultati. I numeri dicono che gli episodi di violenza sulle donne non sono diminuiti, ma sono diminuite le denunce. Meno donne nell'ultimo anno si sono rivolte alle associazioni. Ma noi abbiamo, almeno sui dati nostri che abbiamo annunciato, fondamentalmente abbiamo che sono ancora forse sono troppe le donne che subiscono violenza che chiedono aiuto. Anche lì ci sono diverse letture dei dati, cioè da una parte c'è quando il dato aumenta c'è chi lo guarda anche positivamente perché dice c'è una maggiore consapevolezza da parte delle donne nel denunciare. Una cosa è certa, il fenomeno c'è e tutti quanti insieme, oggi abbiamo il Presidente del Tribunale, abbiamo i rappresentanti delle forze di polizia, abbiamo in questo senso tutto il sistema Stato, tutti quanti insieme cerchiamo di agire per debellare questo fenomeno, su questo il dato sicuramente certo, la volontà in questo caso di tutte le istituzioni, tutti insieme, tutte compatte per mettere fine alla violenza sulle donne. Siamo giunti alla pagina dello sport. Per uscire dalla crisi, il tecnico del Pescara Gaetano Auteri sta valutando il ritorno al 3-4-3 per affrontare la Lucchese. La società ha avverato un'iniziativa per incentivare l'afflusso di pubblico allo stadio, ma tra i tifosi c'è delusione, spuntano iniziative per contestare il presidente Sebastiani. Vediamo. Nella testa di Gaetano Auteri frulla la possibilità di tornare al 3-4-3 con la squadra in crollo verticale e con un cambio di modulo che, stando alle parole dello stesso allenatore e del DS Luca Matteassi, non ha migliorato la situazione, anzi semmai peggiorata, il ritorno all'antico è l'ipotesi più accreditata. Nel caso resta da capire come l'ennesimo cambio di direzione possa essere assorbito da un gruppo frastornato, ma tant'è. Si tratta del modo di interpretare le partite più caro all'allenatore e su cui si è lavorato sin da luglio. L'auspicio è che il Pescara torni ad essere più pericoloso e più incisivo in zona gol, pur concedendo qualcosa in difesa. Scontata la squalifica, tornerà a disposizione Ledian Memushai, che riprenderà il suo posto al fianco di Pompetti. Nel caso l'escluso eccellente sarà un Rizzo, fin qui comunque deludente. Davanti Auteri ha una certezza, Ferrari, che ha soppiantato un De Marchi in calo. Poi gli interrogativi sugli esterni. A destra chi tra Galano e Clemenza? Il primo sta recuperando dal mal di schiena, il secondo è in fase involutiva. La sensazione è che se potesse Auteri opterebbe per Chiarella come fatto di inizio campionato, ma sembra ancora presto per rilanciarlo titolare dopo il lungo stop. A sinistra ancora un Dursi in versione Godot o Rauti fresco di primo gol stagionale? Dubbi che Auteri dovrà dipanare nelle prossime sedute. Di certo il Pescara si troverà contro una Lucchese sia alla portata in termini di valori tecnici assoluti, ma brutta gatta da pelare perché reduce da 10 punti
punti nelle ultime 5 partite, una marcia che ha permesso l'aggancio in classifica proprio al Delfino a quota 21. Un buon campionato per una squadra reduce da un ripescaggio dopo la retrocessione dello scorso aprile. Il tecnico Guido Pagliuca opta solitamente per il 4-3-1-2, nel quale a centrocampo mancherà lo squalificato Eklu, che sarà avvicendato da uno tra Frigerio e l'ex aquilano Bensaia. Vanno verso il recupero il difensore Baldan e l'attaccante Semprini, che però non dovrebbero essere rischiati dall'inizio. In panchina l'ex Dumbravanu, il giovane moldavo che nella stagione 19-20 arrivò in prestito dal Genoa per essere in orbita della primavera. Intanto la società, per agevolare l'afflusso di pubblico, ha varato l'iniziativa del mini abbonamento per le partite di domenica prossima con la Lucchese e del 12 dicembre con la Pistoiese. Da oggi si possono sottoscrivere per vedere entrambi i match al prezzo di 5 euro per la curva e 11 euro per i distinti, anche se gli ultimi risultati hanno fatto rialzare il vento della contestazione nei confronti della società e del presidente Daniele Sebastiani. Una manifestazione è stata organizzata dalla Gradinata Adriatica, che chiama a raccolta la tifoseria prima della partita alle ore 13 di domenica in piazza Salvo d'Acquisto, per poi muovere verso lo stadio. E noi ora andiamo a Teramo, allo stadio Bonolis, dove si è appena conclusa la sfida tra Teramo e Südtirol, la Coppa Italia che il Teramo ha perso con il risultato di 3-0. C'è collegata Ania Cantagalli. Ciao Ania, ci racconti la partita. Ciao Stefano, come hai detto tu, il Südtirol accedere alla semifinale di Coppa Italia, 3-0 il risultato finale qui al Bonolis di Teramo con i gol di Voltan al sesto minuto, Vineto al 42esimo del primo tempo, mentre nella ripresa è stato Rover a chiudere i giochi al 26esimo, per l'appunto con evidente però complicità di Tozzo, che si è fatto sfuggire un pallone che sembrava comunque poter controllarlo, estremo difensore biancorosso. Un Diavolo che partiva ovviamente svantaggiato da i valori in campo che erano ad appannaggio della squadra capolista del girone A, il Südtirol, formazione tra l'altro imbattuta, ha provato comunque a restare in partita la formazione di Guidi, avendo anche un paio di occasioni con Montaperto, però poi alla lunga è uscito il Südtirol, sono usciti gli altoatesini, che appunto avevano aperto già le marcature nel primo tempo con Voltan, bravo a rientrare in area dalla sinistra e infilare subito Tozzo al sesto con un destro, e poi di fatto chiudere quasi la partita prima di rientrare negli spogliatoi con un colpo di testa di Vineto che ha toccato un precedente colpo di testa di Malomo dagli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa Guidi ha mandato subito in campo sia Malotti che Aziasmanovic per provare insomma nel turnover poco a disposizione di Federico Guidi per i vari infortunati, per provare appunto a far qualcosa per riaprire la partita, e poi è arrivato quell'errore di Tozzo sulla conclusione dalla distanza di Rover a chiudere praticamente i giochi. Poi per il resto non c'è stato più nulla da raccontare, Stefano, è stato quasi un allenamento per entrambe le formazioni. Guidi ha preferito far riposare Bernardotto in ottica carrarese, perché proprio a Carrara domenica prossima il Teramo si giocherà una sfida molto molto importante per la classifica, per provare ad allontanarsi dalla zona playout, per risalire insomma la graduatoria contro una rivale diretta per la salvezza. È tutto dal Bonolis, a te Stefano. Grazie mille Ania Cantagalli, che ci ha raccontato la sconfitta del Teramo per 3-0 in Coppa. Dunque non riesce l'impresa al Diavolo di approdare alla semifinale, così come non riesce l'impresa al Castelnuovo di ribaltare l'incontro contro la Recanatese, che vedeva già sotto i neroverdi per 1-0 nella gara sospesa il 30 ottobre a causa dell'infortunio al direttore di gara. A chiudere la gara ancora una rete di Santiago Minella, vediamo. La prosecuzione della gara, interrotta lo scorso 30 ottobre per infortunio all'arbitro Rizzello di Casarano, si giocava allora sul neutro di Pineto, sorride alla Recanatese che, forte del vantaggio per 1-0 segnato nel primo tempo, contiene la sfuriata iniziale del Castelnuovo per poi gelare i pochi presenti al comunale con la rete che chiude di fatto i conti. Sul sintetico di Castelnuovo si riprende a giocare dal secondo minuto della ripresa, con gli ospiti avanti grazie alla rete messa a segno da Minella al 18esimo della prima frazione di gioco.
I padroni di casa, costretti a rimontare il gol di svantaggio, già dai primi minuti assediano l'area di rigore e protestano dopo appena un paio di minuti, quando D'Egidio sul lato corto dell'area di rigore viene messo giù, ma il direttore di gara fa proseguire. Spinge il Castelnuovo in tenuta bianca per l'occasione che sfiora il gol del pareggio al decimo minuto. Bene l'asse di destra Morelli-Pulsoni, con quest'ultimo che trova all'indietro il rimorchio di Emili, il quale prende la mira, ma Urbietis con un colpo di reni con la mano di richiamo leva la sfera dall'incrocio dei pali. La Recanatese non ha certamente un atteggiamento rinunciatario, ma quando la possibilità fa scorrere il cronometro forte del vantaggio. Leopardiani che comunque trovano il raddoppio al ventesimo. Sbaffo lasciato troppo libero di pensare, la giocata trova con un bel traversone della tre quarti l'inserimento di Minella, che è sfuggito alla marcatura di Terrenzio, di testa e infila le spalle di Grace. Il Castelnuovo subisce psicologicamente il colpo, così il tecnico di Fabio prova dalla panchina a rivitalizzare i suoi, ma in pensierire sono ancora gli ospiti con Giampaolo. L'esterno offensivo lasciato libero di avvicinarsi alla porta fa partire un destro insidioso dalla distanza che Grace mette in corner. Dalla panchina il tecnico nero-verde le prova tutte, inserendo anche Caramara e Ludovici, passando un offensivo 4-2-4, ma il Castelnuovo non riesce a trovare il bandolo della matassa, anzi è Raparo prima del quarantesimo dalla distanza ad impegnare nuovamente il portiere israeliano, che deve rifugiarsi ancora una volta in calcio d'angolo. Dalla parte opposta il Castelnuovo a protestare per un calcio di rigore non assegnato. D'Egidio entra a contatto con un difensore in maglia nera, ma Ronne di Roma 1 interrompe il gioco per ammonire il numero 7. La panchina non trattiene le proteste ed a farne le spese Corticchi è espulso dal direttore di gara. Il centrocampista salterà la sfida contro il Fiuggi di domenica. L'ultima possibilità per riaprire il match, i bianchi di casa ce l'hanno sulla testa di Pulsoni, che da azione d'angolo schiaccia sopra la traversa al triplice fischio finale. Fa festa solo la Recanatese, che porta a casa un successo prezioso e avvicina la vetta della classifica, ora lontana solo due lunghezze. Si lecca le ferite il Castelnuovo, che ora contro il Fiuggi non può commettere ancora un passo falso se vuole mantenere vive le speranze di giocarsi qualche chance importante in questa stagione. Termina qui la seconda edizione del telegiornale. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pallavolo, l'approfondimento del mondo della pallavolo nella nostra regione, condotta da Sergio Zappalorto. I servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Prossimo aggiornamento alle ore 23. Buona serata e grazie per l'attenzione.